da Alberi Sapienti, Antiche Foreste, di Daniele Zovi. Che tipo di relazione abbiamo con le piante che ci circondano? Le piante costituiscono il paesaggio nel quale viviamo o che attraversiamo. Ci forniscono l'ossigeno che respiriamo, ci permettono di vivere su questo pianeta. Eppure con loro non siamo connessi, ci mancano gli strumenti per creare una relazione. Anzi, spesso le percepiamo come esseri inanimati, privi di sensibilità, più che individui, oggetti da tagliare, stirpare o piantare a seconda dei nostri desideri. E siamo delusi se crescono più lentamente di quanto ci saremmo aspettati. Quello di guardare le piante da più vicino, per capirle meglio, è un obiettivo molto interessante per chi si trova a vivere nel terzo millennio. Andare su Marte esercita indubbiamente un grande fascino, ma forse indagare con più impegno e, perché no, più empatia al mondo verde che ci circonda potrebbe rivelarsi un'avventura ancora più eccitante di un viaggio nel cosmo. L'uomo, che si è autoproclamato Sapiens, ha posto se stesso in cima alla piramide evolutiva. Quasi tutta la piramide, però, è fatta di foglie, legno e radici, senza i quali il vertice non esisterebbe. I vegetali rappresentano il 98% della biomassa, cioè dell'insieme di tutte le forme viventi sul nostro pianeta. Hanno avuto un successo strepitoso. Da loro dipende la nostra vita e quella degli altri animali.